Iniziamo con l'oggetto 28. Risponde l'assessore Agabiti, interroga la consigliera Meloni. Avviso ristori, associazioni e società sportive dilettantistiche. Stefano. Interroga la consigliera Meloni. Prego, consigliera. Grazie Presidente. Dunque, questa interrogazione in realtà alcune informazioni sono parzialmente superate, quindi sarò sintetica soprattutto nel ragionamento che vede porre l'attenzione su quello che è il tema dello sport che abbiamo più volte toccato in questo anno e mezzo. Perché come ovviamente abbiamo ribadito più volte, i ragazzi sono stati diciamo tra coloro che hanno subito di più in termini di isolamento e quindi anche di impossibilità di relazionarsi con i compagni e quindi di vivere una socialità normale. Sappiamo anche il complesso delle associazioni sportive dilettantistiche sia a livello nazionale che regionale, che costituiscono sostanzialmente l'asse portante dello sport. Silenzio, per favore. E, vediamo come c'è stato in questo periodo anche un drastico calo delle iscrizioni, che è una fonte primaria ovviamente del sostegno finanziario assieme ai contributi volontari e anche alle piccole sponsorizzazioni. Ora, il bando che richiamavo in questa interrogazione, che aveva una prima scadenza a fine giugno, vedeva praticamente intorno a metà giugno soltanto 70 domande pervenute e quindi sembrava un numero piuttosto basso, considerate anche le notevoli difficoltà in cui versavano e versano ancora le associazioni e le società sportive. Il primo termine era stato fissato al 24 giugno ed era per questo che chiedevo con questa interrogazione di prorogare i termini ed allargare la platea di accesso al contributo previsto appunto per ristori, associazioni e società sportive dilettantistiche, consentendo così anche ad altre numerose associazioni della nostra regione che non avevano e non hanno il settore giovanile o che lo hanno perduto anche a causa di una ristrutturazione dovuta al Covid, erano state tagliate fuori e quindi di beneficiare. Adesso, da una verifica effettuata e anche dall'interlocuzione insomma, che abbiamo avuto con l'assessorato, il termine è stato prorogato al 24 agosto e ad oggi le domande sono comunque aumentate a 205, mi sembra. Quindi a questo punto l'invito è chiaramente di continuare, insomma, dopo la verifica insomma, delle domande che sono arrivate, di continuare il nostro supporto e la nostra attenzione al mondo dello sport e sicuramente, come avevamo già richiamato nella mozione presentata qualche mese fa con la collega Porzi, ci chiederemo anche ovviamente dei voucher per le famiglie, perché speriamo che da settembre si possa ripristinare l'attività in maniera diciamo quasi piena o piena e quindi probabilmente le famiglie che in questi mesi hanno versato e versano in difficoltà anche economiche dovute anche alla riduzione del lavoro e anche alle difficoltà quindi legate a problemi insomma di varia natura che più spesso abbiamo espresso anche in questa sede, possano però continuare a dare la possibilità ai propri figli di praticare lo sport. Grazie. Assessora Agabiti. Grazie Presidente. Lo sport, in particolare quello di base, ovviamente ha un ruolo fondamentale nella società e quindi è un veicolo importante che favorisce l'aggregazione, la socialità, educa ai valori, al rispetto e contribuisce quindi in modo anche determinante al benessere fisico delle persone. Come conseguenza della pandemia, moltissime attività sportive hanno dovuto fermare la propria attività con pesanti ripercussioni, in particolare sul mondo delle associazioni, delle società sportive dilettantistiche. In ragione ovviamente di quanto espresso in premessa, già nel corso del 2020 questa giunta ha messo in atto azioni di sostegno per il mondo dello sport attraverso
strumenti di accesso al credito, ma in particolare attraverso strumenti importanti quali contributi a fondo perduto al fine di favorire l'adeguamento alle normative Covid. Successivamente, con il bando una tantum, autonomi sono stati inseriti i titolari di contratti di collaborazione sportiva tra i possibili beneficiari della misura. A seguito poi del protrarsi ovviamente dell'emergenza sanitaria, la giunta regionale, consapevole della situazione di criticità che il mondo dell'associazionismo sportivo stava vivendo, e per dare un ulteriore segnale di vicinanza alle diverse realtà e ai tanti dirigenti sportivi che con passione, con dedizione, dedicano parte del loro tempo ai giovani e al bene delle comunità locali, attraverso la DGR 368 del 2021 ha inteso assegnare complessivamente 2.150.000 euro alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche operanti in Umbria, la cui attività sia stata sospesa o ridotta a seguito di DPCM o di ordinanze emanate dal Presidente della Giunta regionale. Con la medesima DGR è stato inoltre disposto di affidare a Sviluppo Umbria la gestione dell'azione. Insieme al CONI e al CIP, con i quali il confronto è costante, non è mai venuto meno, e che voglio anche ringraziare per la disponibilità e il supporto che regolarmente ci forniscono, sono stati individuati criteri e modalità per rendere il contributo il più aderente e rispondente al mondo dello sport, sia per rendere agevole da un punto di vista tecnico l'accesso al contributo, sia per raggiungere quelle finalità che di comune accordo poi si è deciso anche di perseguire. Rivendichiamo pertanto anche la scelta di aver inserito come requisito la presenza di un settore giovanile o che venga svolta un'attività sportiva rivolta a fasce di età o ad atleti che si possano configurare anche di particolare interesse sociale. Aggiungo inoltre che sulla base dei numeri forniti dal CONI delle circa 1.800 associazioni, società iscritte al registro, circa 1.400 hanno un settore giovanile. I giovani con la chiusura delle scuole, lo sappiamo tutti, le categorie sono state di particolare interesse sociale, sono tra coloro che hanno subito le conseguenze più gravi della pandemia, con una drastica anche riduzione dei tempi, degli spazi, di momenti anche di socialità. Quindi anche per tali ragioni riteniamo che tutelare queste realtà in grado di favorirne anche l'inserimento nel mondo dello sport e contribuire in maniera determinante alla crescita di bambini e ragazzi e realizzare quindi quelle attività di interesse sociale sia il vero obiettivo da perseguire ma anche da salvaguardare. In conclusione, poi, come ricordato anche dalla consigliera Meloni, relativamente alla richiesta di prorogare i termini delle domande, si rammenta che tale decisione è già stata assunta con una determinazione dell'amministratore unico di Sviluppo Umbria in data 22 giugno, seguito poi ad un confronto anche con l'assessorato e con lo stesso CONI, al fine proprio di venire incontro alle richieste delle associazioni e delle società e di dare loro anche un intervallo di tempo maggiore per la presentazione delle domande. Replica, vicepresidente. Replica veloce, grazie assessore, ovviamente grazie anche per aver prorogato i termini di accesso al contributo a fine agosto, quindi il fatto già che le domande siano praticamente triplicate, insomma, ci dà la misura anche della sia necessità ma anche della importanza di questa proroga e ovviamente continuiamo, insomma, a tenere alta l'attenzione e anche a lavorare appunto per stanziare laddove fosse necessario ulteriori risorse per sostenere da una parte le realtà escluse e dall'altra parte soprattutto per le famiglie che a settembre magari vorranno continuare a poter consentire ai propri figli l'attività sportiva. Grazie. Oggetto numero 29, interroga Mancini, consigliere Mancini, risponde l'assessore Melasecche. Prego, consigliere Mancini. Grazie Presidente. Quella sul avanzamento lavori Grosseto Fano. Allora, parliamo di viabilità, una struttura importante, la E78, un tema a cuore nell'Alta Valle del Tevere, è un tema anche antico da oltre 20 anni. Quindi Presidente e Assessore Melasecche, ricordato che l'itinerario delle 78 Grosseto Fano rientra nell'ambito delle reti Trans-European Network, TNT, e si sviluppa interamente nel territorio italiano. Si tratta di una direttrice strategica che collega la costa tirrenica a quella adriatica.
della penisola, con un tracciato che ha origine nella Valle Aurelia, nella via Aurelia, all'altezza di Grosseto, e si conclude sull'autostrada A14 Adriatica in corrispondenza del casello di Fano nelle Marche. Ricordato che la lunghezza complessiva del collegamento è di circa 270 km, di cui il 65% in Toscana, il 30% nelle Marche, il 5% in Umbria, lungo il suo tracciato la E78 collega città importanti come Grosseto, Siena, Arezzo in Toscana, Urbino e Fano nelle Marche, ed interseca la E45 tra Toscana e Umbria e il fondovalle del Metauro in provincia di Pesaro Urbino. Inoltre l'itinerario ha la funzione di consentire adeguate connessioni tra quattro porti di prima categoria, Livorno, La Spezia, nella costa tirrenica, e Ancona, Ravenna in quella adriatica. Ricordato che l'idea del collegamento Grosseto-Fano nasce verso la fine degli anni 70, periodo a cui risalgono alcuni dei progetti di massima redatti per la realizzazione dell'intervento, negli anni 80 assume la denominazione completa che ritroviamo ancora oggi, E78 SGC Grosseto-Fano, che si conclude per la prima fase di potenziamento viario legato alle 78. Ricordato infine che Massimo Simonina, amministratore delegato di ANAS SPA, è stato recentemente nominato commissario straordinario per il completamento della 78 Grosseto-Fano con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tutto ciò premesso, si interroga la Giunta per conoscere lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione della 78 Grosseto-Fano, in particolar modo nel tratto umbro. Assessore Melasecche, prego. La fase che stiamo attraversando è veramente particolare perché vede la concretizzazione di molti sogni di pluridecennali che si vanno gradualmente a realizzare in maniera molto concreta. Siamo, devo dire, ottimisti e in qualche modo soddisfatti per i risultati che abbiamo fin qui conseguito per quanto riguarda, lo ricordo, la riapertura completa della Ferrovia Centrale Umbra e il suo potenziamento. Siamo altrettanto soddisfatti per quanto riguarda quanto abbiamo ottenuto dal tavolo Umbria Marche MIT RFI per quanto riguarda la Orte Falconara. Stiamo lavorando su altri fronti, c'è qualche buona notizia per quanto riguarda la Tre Valli, per la quale erano già in fase avanzata i progetti, in particolare il definitivo del tratto Baiano-Firenzuola. Per quanto riguarda, diciamo, l'A78, noi in maniera strategica, devo dire, ci appoggiamo e sollecitiamo le regioni contermini Toscana e Marche, e su questo c'è una, in qualche modo, un'iniziativa in corso, quella relativa ad un tema, e il tema è quello dell'Italia di mezzo o Italia dei due mari, come preferiamo chiamarla, perché la verità è che in questa messe di finanziamenti che stanno arrivando la parte del leone sembrerebbe farla il nord e il sud con percentuali preassegnate, con le regioni Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo in posizione un pochino, diciamo, di rimessa. Questo per noi non va bene. Stanno andando avanti quindi questi incontri per sollecitare il governo nei finanziamenti affinché anche le nostre regioni e l'Umbria in particolare possa utilizzare di ulteriori importanti fondi oltre quelli che abbiamo ottenuto, che sono comunque una parte significativa. Ciò premesso, confermo tutto quanto già noto per l'E78. Siamo perfettamente in linea con le altre due regioni per arrivare anche, abbiamo sollecitato ad esempio con il Presidente Gianni della Toscana un protocollo d'intesa il giorno in cui aprimmo la fermata del Frecciarossa di Perugia-Terontola e dette una generica disponibilità a cui però non ha fatto seguito, devo dire, un'azione concreta che stiamo sollecitando. Le Marche sono d'accordo, credo che sia indispensabile arrivare, non dico ad una forzatura, ma indubbiamente anche a
ottenere quanto tutti noi ci aspettiamo. Perché? Perché il completamento dell'E78 è un impegno rilevante dal punto di vista finanziario e quindi necessita indubbiamente di una spinta adeguata. Certo, l'Umbria ha tante esigenze, parte da una situazione difficile, come accennavo prima abbiamo il problema di come risolvere e affrontare con urgenza la situazione attorno a Perugia, perché è un problema dell'E45, un problema grave e strategico. Qui dobbiamo decidere, se si decide che la situazione su Perugia rimane quella che è, quei fondi indubbiamente potrebbero andare o alla Tre Valli al completamento o alla E78. Si tratta di decidere da parte della politica umbra e dell'assemblea cosa intende fare. Quindi noi da questo punto di vista siamo assolutamente favorevoli a andare al completamento. Le iniziative in corso sono strutturate. Stiamo attendendo il rinnovo completo degli organi. C'è stato il vertice del gruppo Ferrovie dello Stato da cui dipende ANAS. Si tratta di capire adesso il rinnovo dei vertici ANAS, che guarda caso, come dichiarava prima il consigliere, c'è la coincidenza fra la figura dell'amministratore delegato e che è lo stesso commissario per l'E78. È di questi giorni quindi la notizia di possibili rinnovi, perché è a scadenza. Tempo, quindi assessore. In relazione alle notizie che perverranno prenderemo contatti immediatamente per cercare di dare concretezza anche a risultati sulle 78. Grazie. Grazie assessore. Adesso anche in relazione alla sua risposta, che in pratica è una breve disamina del sistema trasportistico regionale, il tema era l'E78, tema specifico che altro con una connotazione geografica ben precisa. Le voglio informare che anche nella recente audizione da parte dell'assessore Fioroni presso il municipio di Città di Castello, una delle cose sollevate dagli interventi dei operatori industriali, quindi dei nostri imprenditori, è il tema della viabilità. È il tema che nell'Alta Valle del Tevere, dove c'è una forte concentrazione di attività produttive, in qualche maniera è venuto fuori ampiamente. Quindi io, tra l'altro, ho fatto fare dal mio ufficio stampa una ricerca di quanto pubblicato sul tema 78 e sono rimasto basito dalla scarsa attenzione che a livello mediatico questa struttura riceve da parte della politica, includendo ovviamente anche le regioni vicino, tra cui c'è un intervento da parte di Regione Toscana che risale al 18 settembre 2020, siamo ormai a un anno, ce n'è uno più recente sempre di Regione Toscana da parte del Presidente Gianni, in cui manifesta anche una disponibilità a sbloccare i famosi lavori della Guinza, mettendo anche la possibilità che la Regione Toscana finanzi una parte di questi interventi. Ricordo che in qualche maniera le regioni hanno l'obbligo di pretendere questa struttura, ma poi i soldi li deve cacciare ovviamente il bilancio nazionale, perché questa è un'opera che ha una sua connotazione, come ho riportato in interrogazione, di interesse nazionale, perché più volte nei tavoli politici regionali e nazionali si parla di nord e sud. Come può essere il sud agganciato al nord se in mezzo non c'è più quella cerniera forte e organizzata che sono le regioni, come ha detto lei, assessore, di mezzo, che però di fatto concludono sulle infrastrutture ben poco? E questa è la dimostrazione. Io ne parlo con dovizia di particolari. Abbiamo in ogni epoca, assessore, consegnato migliaia di firme all'allora sottosegretario Nencini, a ministri, abbiamo fatto occupazioni della Guinza. Di fatto questa struttura non è politicamente al centro dell'attenzione del tavolo politico di questa regione, oggi mi risulta così. Tempo e assessore, con tutto rispetto, anche le altre regioni, forse avendo già completato, avendo meno problemi della nostra, la mettono in fondo all'agenda. Quindi il tema dell'E78, a due anni da questo inizio mandato, deve essere prioritario per la nostra regione, perché è ovvio, se si parla di
PNR, residenza, lavoro, abbiamo capito una volta per tutti che l'Alta Valle del Tevere ritiene fondamentale per il suo persistente sviluppo economico questa struttura. Quindi io la invito caldamente e fortemente a porre il tema dell'A78 in cima all'agenda politica del suo assessorato e ovviamente anche della Presidente. Grazie.